virgola collega due parole, due gruppi di parole o due frasi fra le quali c'è un'interruzione debole. La virgola si usa in primo luogo per collegare un elenco di parole che si succedono in modo rapido. Sono andato al supermercato e ho comprato 5 cose: pane, virgola, pasta, virgola, pesce, virgola, frutta e verdura. Punto. In secondo luogo, la virgola si adopera per collegare due o più frasi che si succedono in modo rapido, senza congiunzioni. Ho corso giù per le scale, ho corso sotto la pioggia dell'esterno, ho corso mentre un'ambulanza che arrivava sparata inchiodava a due passi dalle mie gambe, ho corso dentro i battenti della porta a vetri della stanteria, ho corso attraverso la sala degli infermieri, ho corso nella stanza dove qualcuno con un arto fratturato gridava, ho corso nella stanza accanto, vuota e in disordine. Punto. Qui la virgola collega tante frasi che descrivono in rapida successione questa corsa disperata di questo padre verso la figlia. Ho corso, ho corso, ho corso. La virgola poi si usa per collegare alla frase principale vari tipi di frasi subordinate, come per esempio: le relative. Il Po, virgola, che è il fiume più lungo d'Italia, virgola, attraversa tutta la pianura padana. Oppure le frasi temporali: quando puoi, virgola, chiamami. O ancora le frasi ipotetiche: se vincerà anche questa partita, virgola, l'Inter sarà campione d'Italia. Punto.